Ok, ciao a tutti. Oggi, come ho promesso a una mia amica, e mi scuso se ho tardato un po' a farlo, vi faccio il video di come faccio io le mie follette, tipo queste. Faccio vedere, guardate. E vi faccio vedere a farla tutta. In certi pezzi manderò in fretta per non fare un video lunghissimo, ma vi dico le cose base. Comunque, se poi voi volete vedere un po' al rallentatore, basta che da impostazioni sotto il video mettete la velocità che volete. Bene, ora vi dico anche i pesi, perché questa mia amica voleva sapere il peso di ogni pezzo. Io mi segno tutto nel mio libro nero, vedete qui ho diverse misure di pesi. Ora ne faccio una nuova e mi farò i miei pesi e lo metterò su questo quaderno. Allora, iniziamo. Prima di tutto io ho bisogno di tutti i miei attrezzi, acqua per lisciare. Io userò questa pallina di polistirolo ed è, ora la misuriamo insieme, è 2,5, se vedete. E un ovetto di polistirolo sempre dimensione 2,5, alto 3,5. Però chi non avesse queste palline di polistirolo potete costruirvi anche la base con della carta di alluminio che troviamo anche in casa nostra per avvolgere alimenti. Bene. Detto questo, mi raccomando, le salviettine per pulirsi le mani e bilancia. Ora iniziamo. Io uso come base questo legnetto fatto da me e i vari colori delle mie paste di mais, della mia pasta di mais. Allora iniziamo a fare il viso. Quindi, per il viso, io ora non so quanto verrà alta questa fatina, vedremo alla fine perché faccio le misure ora con voi. Quindi, per fare la testa, con una pallina da 3 mm, 2,5 scusate, prendo circa 20 grammi di pasta e quindi qui io ora mi scrivo 20 pallina 2,50 e così via. Ok, bene. Mi raccomando, nella pallina date sempre la colla perché altrimenti non vi si attacca bene e fanno delle bolle. Ora io do un po' di colla alla mia pallina. Lasciamo ad asciugare un attimino. Intanto mescolo la mia pasta.
in questo modo, vedete? Ora, io, come ho detto anche nell'altro video, preferisco fare con questo la base, ma potete farlo con qualsiasi attrezzo che abbia la superficie liscia e tonda. Ok, una volta che abbiamo lavorato il viso, vedete in questa maniera qua. Ed ecco qua, vedete? Questa volta ho voluto fare la bocca in questa maniera. Questo è molto più semplice di come la faccio di solito. Un po', diamo la forma del mento, poi io con le forbici taglio quelli in eccesso ed ecco qua la mia faccina. Facciamo i buchini al naso. Guardate com'è carina. Ecco bene, vedete la faccina. Ora facciamo le orecchie da folletta. Per le orecchie prendo un
1,18, scusate, 1,5. Ok. Ok, quindi io ne ho preso 1,36 e quindi mi segno orecchie, grammi 1,36. Diamo una forma un po' più allungata di, vedete, per fare le orecchie. Ecco qua la nostra testina. Io le orecchie le metto tutte un po' piegate, è il mio stile in questo modo. Voi fate come credete. Ora vado a vedere di lisciare se ci sono delle crepe che mi sono venute, ma non vi preoccupate, anche se sono venute delle crepine. Poi dopo si aggiustano quando è la pasta comunque diventata dura, perché ci si dà sopra un altro po' di pasta e si liscia. Io l'ho fatto diverse volte. Ora, intanto che prepariamo il corpo, prendo uno stecchino, questo da spiedino, lo inserisco perché è dorato e nero sulla nostra testina. Prendo il pennello per dare un po' di rosso alle guance. Bene, adesso ora che l'abbiamo messo nel bastoncino, aspettiamo che si asciughi un attimo, poi coloriamo le guance. Intanto ci facciamo il nostro corpo. Ho deciso cioè di fare il corpo con questi due colori qua. Per il corpo ci prendiamo questo colore, come ho detto, e lo andiamo a pesare ed è circa 25. Diciamo 26 grammi per il corpo, facciamo una pallina. Andiamo a segnare 26 grammi. Facciamo la solita pallina, prendiamo il nostro vetro e lo andiamo
mettiamo da parte e iniziamo a fare i piedini. Allora, io i piedi in genere mi sono fatto uno stampo per fare prima, ma a voi vi faccio vedere come li faccio. Poi sta a voi a dire, magari mi faccio i primi e poi mi faccio uno stampo per fare in modo che le volte successive non devo perdere tanto tempo, perché per fare i piedini ci vuole tanto tempo, almeno ne porta via abbastanza. Bene, ora facciamo i piedi. Io uno è già fatto, quindi dovremo fare questo è il sinistro e dovremo fare il destro. Quindi dovrebbe venire col ditone da quest'altra parte. Per fare il piede di questa misura per questa fattina ho preso 12 grammi di pasta. Ora faccio vedere come fare il piede. Io premetto, mi sono fatta degli stampi in modo che così quando devo creare altri piedi, altre fattine, non sto a perdere tanto tempo a fare un piede, perché sinceramente di tempo ce ne vuole. Quindi abbiamo detto 12 grammi. Ok, faccio una pallina e dalla pallina faccio, diciamo, una goccia di questo tipo. Fatto questo, vado a schiacciare un po', così, e devo dare la pendenza da questa parte perché il ditone sarà speculare questo, quindi mi porto, vado a schiacciare un altro po'.